Storie di Motestate, primo round della stagione. Siamo con Roberto Nicolini e andiamo a conoscere la figura del direttore di gara. Una figura che nasce non sull'autodromo di Varano, dove siamo ospiti oggi, ma bensì nella mitica Monza. Buongiorno a tutti. Sì, ho iniziato come appassionato, come commissario di percorso, tramite il motoclub di Assono, dove c'era la figura di Aliprandi Gabriele, che era il nostro responsabile, e mi ha portato dopo 20 anni di direttore di commissario di percorso a fare il corso di direttore di gara, e oggi eccomi qui a dirigere il motostate. La figura di Gabriele è stata sicuramente una figura che ha lasciato una traccia importante nel panorama del motociclismo italiano. Cosa significava apprendere da lui? Significava tutto, perché era una persona che sapeva tutto di tutti noi, sapeva come ci comportavamo in pista, sapeva darci una carica esagerata su tutto quello che facevamo. Il direttore di gara è una figura che c'è ma non si vede. Esatto, noi siamo qui in camera di regia, come potete vedere, dove vediamo tutta la pista e non ci scappa assolutamente nulla dalla caduta, alla scorrettezza dei piloti. Noi da qui gestiamo tutto. Loro non ci vedono, ma noi siamo presenti. Di gare ne hai dirette tante e quindi di episodi te ne saranno capitati tanti. Raccontaci qualche aneddoto, qualche difficoltà del tuo lavoro. Allora, qualche difficoltà. Durante le partenze, sai, siamo molto tesi tutti, soprattutto anche i meccanici che vogliono star lì fino all'ultimo secondo con il pilota, ma purtroppo hanno dei tempi da rispettare, molte volte abbiamo un po' di difficoltà nel portarli fuori. Mentre come direttore di gara la gestione delle cadute, me ne è successa una con 15 piloti coinvolti, la gestione non è stata molto semplice, però grazie all'aiuto dei commissari di percorso siamo riusciti bene o male a farli ripartire quasi tutti. I piloti sono considerati motociclisti più esperti rispetto agli utenti della strada, però un consiglio dalla direzione gara non guasta mai. Il consiglio che do ai piloti è quello di controllare sempre le bandiere e di rispettarle, perché molte volte sorpassano anche quando ci sono le bandiere gialle, che è una questione di sicurezza per loro e per chi è caduto, cosa che molte volte non le rispettano e vengono penalizzati. Le gare di motoestate sono, come altri trofei nazionali, la base del nostro sport. Ma che cosa trova un utente che, passeggiando la domenica con la sua moto o venendo semplicemente con la famiglia in macchina, si reca dentro il palco? Ma innanzitutto trova tantissima passione, sia dai piloti ai meccanici, a noi stessi direttori di gara e commissari di percorso. Trova un bellissimo gruppo e tanta passione. Quella che non manca mai, per fortuna.